tutti, benvenuti nel mio studio. Mi chiamo Simone Carnaghi, sono musicista polistrumentista e compositore. Insegno musica dal 2006. Chi segue già il mio canale YouTube, che è in continuo aggiornamento, avrà già visto che ho postato una cinquantina di video dove suono. Vi invito pertanto a dare una sbirciata se siete curiosi. Siccome non sono solamente un musicista, ma principalmente un insegnante di musica, questo vuole essere il primo di una serie di incontri didattici online. Quello che vorrei fare oggi insieme a voi è affrontare un tema molto importante che purtroppo spesso non viene preso in considerazione da chi inizia a studiare uno strumento. Il tema è lo stretching, il riscaldamento. Infatti il musicista non è poi così diverso da uno sportivo e di conseguenza è importante effettuare un preriscaldamento prima di suonare per non incorrere poi, andando avanti negli anni, in problemi, infiammazioni soprattutto ai tendini che creano veramente purtroppo dei grossi disagi al musicista. Questi esercizi che seguiranno li ho selezionati accuratamente e vi porteranno via tra l'altro soltanto una decina di minuti al giorno. I primi esercizi che andremo a vedere riguardano le dita, che sono diciamo il motore appunto per iniziare a suonare bene e correttamente il nostro strumento. Allora, il primo esercizio consiste nel premere il pollice verso l'interno in questa maniera e trattenere questa posizione per circa 10-15 secondi. Ovviamente, adesso sto partendo dalla mano sinistra, gli stessi esercizi che vedrete andranno ripetuti pari pari poi anche per la mano destra. Secondo esercizio, prendo invece il pollice e lo porto verso l'esterno e la stessa cosa andrà eseguita per tutte le dita. Attenzione perché quando si fa stretching non dobbiamo avvertire dolore ma solamente fastidio, ok? Questi esercizi inizieranno a dare beneficio dopo circa un mese e mezzo che iniziate a farli veramente tutti i giorni. Servono per mantenere più fluidi i movimenti. L'ultimo, il mignolo, state sempre attenti anche perché è il dito più delicato della mano. Perfetto. Ripetete gli stessi esercizi sulla mano destra, dopodiché potete effettuare questo esercizio. Unite tutte le dita insieme e premete verso l'interno e poi rilasciate. Questo movimento è da eseguire 8-10 volte. Ok, adesso vi darò anche qualche esercizio per il polso. Allora, tenete le braccia in questa posizione, poi portate la mano in alto in questa maniera e trattenete la posizione sempre per 10-15 secondi. Poi fate la stessa cosa, ma questa volta portando la mano verso il basso. Cercate di tenere tutte le dita unite. Terzo esercizio. Portate le mani verso l'interno questa volta. E dovreste sentire un bel fastidio nella zona del polso. Poi pollice fra le altre dita, allungate sempre le braccia e cercate di spingere con il polso verso il basso, mantenendo sempre la posizione. Ok, poi allungando le braccia tenete le mani piuttosto rilassate. Iniziamo a fare questa rotazione del polso, molto delicatamente, mi raccomando.
Dopo aver fatto circa una decina di movimenti, andate poi nel senso opposto. Ok. Stessa cosa, sempre 10 movimenti. Fra un esercizio e l'altro ovviamente ci saranno sempre dei tempi di recupero, quindi almeno 20-30 secondi, mi raccomando. Poi, l'ultimo esercizio, pollice sempre fra le dita, portate il polso verso il basso e poi verso l'alto. Questo esercizio potete eseguirlo inizialmente per le prime 2 settimane, esattamente come vi sto facendo vedere. Poi, per rinforzare maggiormente, potete tenere in mano una bottiglietta sia nella mano destra sia nella mano sinistra, una bottiglietta d'acqua, un piccolo pesetto da 1 chilo va benissimo. Ok, questi ovviamente sono soltanto alcuni degli esercizi di stretching che pratico tutti i giorni prima di iniziare a suonare, però sono sicuramente fra i più efficaci. È ovvio che un consiglio è quello sempre magari di integrare anche dell'attività sportiva, che può essere il nuoto piuttosto che anche della palestra. Sicuramente sono salutari entrambi e di supporto ai musicisti. Per il momento è tutto, nel prossimo incontro parleremo dell'importanza dell'impostazione sullo strumento musicale al fine di un corretto percorso di studio e musica. Ciao! A presto, un saluto da Simone Carnaghi.